48 minuti di quello che noi racconteremo poi in quasi 5 ore, che sono esattamente 6 episodi, che verranno, come già è stato detto, suddiviso in queste 3 serate. Io ho avuto l'onore di intervistare, di poter costruire questo documentario, questa docu-serie, grazie alla passione di Attilio, che è una persona sanguigna, una persona col quale abbiamo condiviso anche tante altre cose insieme. Quando abbiamo parlato di questa cosa, purtroppo era in piena pandemia, il nostro obiettivo era cercare di farlo nel 30° anno della vittoria dello scudetto. Non ci siamo riusciti perché in mezzo c'è stato questo blocco della nostra vita che è stato della pandemia, però grazie a Rai Documentari, a Fabrizio, a Gianluca, ci siamo messi sotto e abbiamo cercato di raccontare questa vicenda. Logicamente, come potete immaginare, raccontiamo un po' tutto l'arco che va dall'inizio degli anni Ottanta fino ai giorni nostri. Volevo ringraziare veramente tutta la troupe e parecchi sono qui. Vi prego, non mi ricordo i nomi, chi c'è se si può alzare così ci prendiamo un applauso complessivo. Scusate, ma non mi ricordo. E anche il cast, che sono tutti casertani, quindi coloro che hanno girato sono tutti di Caserta, sono tutti nelle prime file, alzatevi. C'è anche la nostra mascotte, che è una nonnina che ci ha ospitato in una casa a Santa Maria Capovetere, ci ha aperto la sua casa ed è stasera è venuta qui, è una nonna fantastica. Basta, io ho avuto loro, insieme a loro ci sono altre 30, più di 30 altri intervistati, anche della fazione del nord, Meneghin, Antonello Riva, se no sembra tutta una cosa fatta in casa. Cioè, ci sarà anche il commissario tecnico della nazionale di basket Pozzecco. E volevo dare la parola a Sante Roberto, che ha costruito poi con me e con Vincenzo tutta la linea di racconto. Sarò brevissimo anch'io. Per la quantità di persone a cui ho dato fastidio in questi 2 anni, credo che dovrò ringraziare molte persone perché abbiamo fatto una raccolta di foto, video e un archivio di materiale incredibile. Ringrazio ovviamente la RAI, Attilio, Nicola Picone, perché in qualche modo hanno scelto noi, ci hanno dato la possibilità Gianni, che ovviamente all'inizio di questa avventura ha ideato il progetto con Attilio, e quindi è stato un onore per me essere scelto nel poter dare una mano. Sono stati 2 anni di grandissimo lavoro, devo dirlo, non pensavo che fare cinema fosse così complicato, però tra i 5.000 minuti di interviste, abbiamo fatto 1 mese di ricostruzioni, post-produzione, scritture e trattamento, è stato un lavoro infinito. Non pensavo, avendo seguito la Juve Caserta da quando avevo 7 anni, non pensavo che la Juve Caserta riuscisse a regalarmi ancora delle emozioni, ma nel rivedere queste 6 puntate, forse 50 volte credo le avremo viste, devo dirvi che continuo ancora a regalare delle emozioni e a far venire la pelle d'oca.